sono importanti perché ci consentono di trattare delle patologie che prima o non si potevano trattare o dovevano andare in sala operatoria, per cui con interventi molto meno invasivi e con risultati estetici migliori noi trattiamo molte patologie della pelle. Del tipo? Del tipo verruche, condilomi, nevidermici, cheratosi seborroiche, cheratosi attiniche per quanto riguarda il laser CO2, che è un laser chirurgico, che poi abbiamo anche nella modalità frazionata, per cui possiamo fare altri trattamenti, per esempio associandoli alla fotodinamica per il trattamento del fotodanneggiamento, cioè di quei visi molto invecchiati perché molto esposti al sole. Per quanto riguarda poi invece il dye laser, il neodimio YAG, possiamo trattare invece molte patologie di natura vascolare, e quindi gli angiomi, quelle forme congenite, non tutte perché il trattamento di elezione sarebbe il neodimio YAG, e poi abbiamo anche la luce pulsata che ci consente di trattare invece le macchie cutanee, e possiamo fare anche trattamenti di tipo epilazione o altre cose. Ma in questo caso abbiamo, penso che almeno ha detto il dottor Castella, abbiamo colmato la lacuna, era una della dermatologia rimaste in Toscana, avevano tutto l'ambulatorio laser e l'Arezzo, perciò ci fa piacere aver colmato questa lacuna, anche perché poi il calcite generalmente cerca di portare delle cose che mancano, non di sostituire quelle che non ci sono, perciò sempre servizi molto. Il calcite è una risorsa importante, direi, non solamente economica, ma anche dimostra quello che la solidarietà di una città che può dare a tutta, poi restituisce a tutta la città attraverso l'azienda US Sanitaria. Sicuramente dico una risorsa in questo senso anche economica. Noi però abbiamo una grossissima collaborazione con il CARCIT in questo senso, quello che va sottolineato, credo che va anche condiviso, l'importanza della programmazione, nel senso che abbiamo fatto delle scelte condivise che vanno nel senso, come diceva adesso il responsabile, di arricchire quello che c'è ancora in azienda e nella logica monetaria. In questo senso va dato un grossissimo ringraziamento per proprio questa politica monetaria ci ha portato a fare dei passi importanti, che poi viene condivisa con la cittadinanza attraverso un sistema di preportistica, lo usiamo questo termine, costante. A posto, ora facciamo due ripresine spostate per noi. Comunque grazie.